Mamma mia. Ma come sono conciata? Raga, ma stiamo a scherzare? No, davvero, che è? Non ho capito il gioco, interrompete. Gelato? Gelato? No, non ho capito il gioco. No, scusate, interrompete. Io schifata nel vedere il mio riflesso. Ancora peggio. Ho la bocca storta. Guardate le lentiggini sul naso. Vabbè, qui ho i baffi da sparviero. Questo è il mio trucco. È tardi, eh? E 34. La bella ragazza, un po' fuori di testa. La cipolla proprio. Ciao a tutti e a tutti, benvenuti o bentornati in questo mio nuovo video. Amici, cosa mi raccontate di bello? Io inizio a registrare tardissimo. Beh, oggi è relativamente presto per i miei standard. E come vedete sono insolitamente truccata. Perché molte a me vengono questi istinti, questi tic. Dico, no, mi devo truccare. Allora mi sono messa l'eyeliner. Le omega levate proprio. E il rossetto rosso che su di me sta malissimo. E poi ho fatto tipo un... per far finta di avere il box. Ma anche questo è abbastanza fallimentare perché non sono capace. E in tutto ciò mi starei chiedendo perché stai registrando la sera, ma che cosa stai facendo così volante? Insomma, spiegaci un po'. Come avrete sicuramente letto dal titolo e visto dalla copertina, io me l'ho detto che ce la faccio solamente la notte. Quando sono più rinchi mi escono le cose fatte bene. È vero, non capisco, la mia vita funziona al contrario. Ho deciso di registrare questo 24 ore. Un po', ovviamente è un 24 ore. Ben poco tortura questa volta. Sarà più torturoso per la Nadiona. Veramente. Perché bene sì, mangerò per 24 ore solo McDonald's. È tipo il mio sogno da quando sono nata. Solo ora riesco a coronarlo. Anche perché la Nadiona, diciamo che a stento mi porta al McDonald's. E quindi è tipo una vittoria. È bellissimo poter registrare questi video. Perché colazione, pranzo, cena, merenda, tutto. Sono felice. È una scusa per poter sgarrare. Ovviamente la Nadiona non lo saprà ancora e non lo saprà mai in realtà, perché domani mattina devo andare a Milano a fare delle cosine e quindi lei non lo saprà mai. Oh, io doppiamente intelligente, io ve l'ho detto, sono troppo intelligente, troppo furba, la Nadiona non lo scoprirà mai. Adesso è tardissimo, ma andrò a letto a un orario proprio improponibile. Dal momento che, guardate com'è messa la mia stanza, fate caso se vedete mutande per terra. Quindi capite che non posso andare a letto così, perché se dovesse entrare la Nadiona, proprio io morta. Di conseguenza adesso dovremmo struccarci, fare un po' di cosine, sistemare. Domani si inizierà a mangiare. Mi sono spostata in bagno perché mi sto struccando, perché così non si può andare avanti. Adesso esplode tutto. No. Buono. Stos. Sono pronta. Dovrei sistemare tutto questo, ma non ne ho voglia. Quindi credo che andrò a letto. Domani mattina mi alzerò all'alba. Anche perché volevo andare a correre. Prendo sta roba, devo pure fare la doccia, devo preparare tutto. E potrei anche mettere a posto tutta la camera. Quindi secondo me è un'ottima idea. No, è una pessima idea. Bene amici, alla fine scherzone, ho sistemato un pochino. Ho sistemato un pochino, è già più vuoto, si può camminare finalmente. Perché prima ero sommersa dal casino. E adesso con una transition,
Boom! Sono cambiata Snoopy, sempre nel mio cuore. Bello, io il mollettone così messo a caso. E ora con il casino, nonostante io abbia sistemato un pochino, c'è sempre la selva oscura qua dentro. In mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Ma sa che vado a letto, domani mi devo svegliare tipo a orari improbabili, tipo alle 5 e mezza per fare tutto. Non mi alzerò mai, io lo so. Ma perché non sono a fuoco? Zio, lo so che sono brutta, però cioè fino a sto punto. Insomma, io vado a Lanna, ragazzi, e ci aggiorniamo domani mattina e vedremo a che ora mi sveglierò. Provate a scrivere nei commenti secondo voi a che orario riuscirò a svegliarmi. Entro le 7, quindi vado alle 5 alle 7. Ok, dai, buonanotte, ci vediamo domani mattina. Mi sono svegliata di soprassalto, sono le 8:15. Andrea deve venire tra tipo un minuto. Adesso non trovo neanche più il telefono. E io mi sono appena alzata. Mi sono appena alzata perché mi ero dimenticata, perché ho sentito suonare la sveglia ma non mi sono alzata. Non mi ricordavo io dovessi andare a fare questa cosa. Praticamente sono uscita di volata, mi sono infilata sto vestitino a casissimo, le scarpe queste a casissimo, sono tipo in ritardissimo. E mi sono svegliata alle 8:12 e adesso sono le 8:17. Non so come io abbia fatto. Ho preparato anche la valigia, cioè ho finito di prepararla. E io che devo fare la doccia, andare a correre, sistemare la stanza. Sto cavolo, esperienza più traumatica di tutta la mia vita. Questo è stato un trauma vero. Giuro, mi è da piangere. Ma sai che ora mi sono svegliata? Alle 8:12. Sì, tutto quando vieni. Esatto, perché ero in panico. Raga, l'esperienza più traumatica di tutta la mia vita. Mi alzo subito appena suona la sveglia. La sveglia continuava a suonare. Io però lì per lì non ho ragionato che mi dovevo alzare perché avevo una cosa da fare. Non so come io abbia fatto. Che rimbambimento oggi, vi giuro. Io il disagio, andiamo a braccetto, non mi smentisco mai. Adesso stiamo andando a prendere una persona molto babba e poi andremo al McDonald's a fare colazione. Mi ha raggiunto Lucio. Mi avete raggiunto. Ti ha raccontato della mia avventura poco piacevole. Cosa ne pensiamo? Che sono bellissimo. Ho dimenticato gli occhiali da sole. Sì, hai lasciato la testa a casa. Che siamo la coppia che scoppia. Io, amici, in tutto ciò mi sono svegliata tardi. E meno male, perché sennò avrei sentito il morso della fame prima. Per colazione non saprei cosa prendere. Non so se una ciambella, una brioche, una nutella. Voi non avete idea, ma oggi è la mia giornata fortunata. Molto probabilmente oggi non morirò, speriamo. E abbiamo trovato un McDonald's vicino, niente da piangere. È la divina provvidenza. Un po' Anna dai capelli rossi con questi termini. Ho andato il McDonald's vicino perché mi sono svegliata tardi. È, diciamo, stato per compensare questa cosa. Ai, ho un male alle gambe atroci. Dai, Amons. Eh sì, dai, Amons. Ma io mi chiedo perché sono andata ad allenarmi. E questa è la vera domanda. Roger Mac. Vieni a trovarci al primo piano. Ma porca miseria. In quel momento volevo... È chiuso, non ci credo. Ma è chiuso il Air Mac. Raga, ma questa è sfiga, lo stato puro. Dai, ma mi viene a piangere. Io come la faccio colazione? Ho fame. Non puoi chiudere così. Soldati sconfitti, ragazzi. Aiuto. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ma com'è possibile, amo? Questa, vedete, questa è la divina provvidenza. Questa, avevo appena finito di dire il mio giorno fortunato. Molto probabilmente, con tutte queste sfighe e disagi, oggi morirò. E ma così, io ve l'ho detto, sono sfigata. Lo sapevo. Sconfitti l'ho detto, noi. No, ve l'ho detto quando siete uscite. Ho detto, secondo me potrebbe essere chiuso. Comunque non vi ho detto cosa andrò a fare in tutto ciò. In realtà io e Lucio... Ora mi sono presa bene a chiamarti Lucio, a caso. Andremo a fare delle fotine, fotelle carine, carine, bellissime. Io porterò appunto con me anche in questa giornata un po' disagiante. E quindi niente, adesso siamo arrivati, mi devono dare una sistemata, una grande sistemata perché sono messa malissimo. Questa è la postazione. Parrucco, raga, mi sto trasformando. La cesta atomica a cesta truccata. Beh, trucco finito, è stupendo, è super leggero, mi piace un sacco. Adesso passiamo ai capelli e pensavo di fare delle onde perché con questi, tipo quando l'ho fatto io, sono venuto un mega fail. Adesso volevamo provarci, magari un po' moschino. Adoro. Power Rangers. Tu non ce la puoi fare.
fatto una richiesta un po' particolare. Adesso proveremo a fare le foto con questo un po' tipo la candela gialla, così. Mente sporca che non è... No, ma non va via con questo. Poi secondo me lo righi con sta stoffa. Comunque, amici, in tutto ciò mi è pure arrivata la notifica dal Mac. Questo è proprio un segno del destino che devo andare. Quindi direi di andare perché ho una fame bestia. Oggi è la giornata pazza. E allora, amici, vabbè, tanto adesso non c'è nessuno. Quindi posso... Amo, mi stavo prendendo il vestito. Alba, Alba, di non so che orario a fare colazione finalmente. In tutto ciò mi hanno anche regalato una bellissima mascherina. Oh, che bella! No! È aperto. Raga, sono la ragazzina più felice del mondo. Aperto? Colazione. Io mi prendo un bel pane Nutella. Top. Sacchetto. O bastone sacchetto. Sacchetto. Allora andiamo. Con la spremuta, voglio un succo di frutta. Boom, baby. Grazie mille. E la colazione è servita, amici. Pane bello caldo. E poi succo d'arancia. Allora, amici, sono arrivate in macchina. Prima di tutto cinturiamoci per bene. Poi iniziamo a mangiare. Non vedo l'ora. Prima di tutto assaggio il succhettino. Ma questa era... TikTok, ti ricordi? Sì, che ti danno le borsate. Buonissimo. Ma che sei, fatti la creation. Ragazzi, ciao ragazze, top. Guardate dove sono finita. E poi cosa c'è? Il... Che bello ancora fumante. Raga, ma non c'è la Nutella. Comunque raga, prima mi sono igienizzata le mani prima di mangiare. E qua ce l'abbiamo sempre. Buono, buono, buono. Squisito. Azione fatta. Abbiamo fatto un po' di fotelle. Adesso abbiamo recuperato Lu. Adesso mi sa che andremo a mangiare. Siamo al Mac. Vediamo un po' che mangiare. Pensavo un bel paninozzo con le patatine e i nuggets, però devo ancora valutare bene. Che occhiaie. Yeah. E se mi ordinassi tu qualcosa? Ordinami tu qualcosa. Allora, amici, io non ho potuto riprendere nel momento in cui abbiamo ordinato perché mi hanno detto che non potevo. Però intanto ho fatto ordinare tutto a Luciano, quindi io ho la cieca completamente. E guardate cosa mi ha preso da bere. Acqua. Cioè, io sono venuta al Mac per bere la bibita gassata, l'acqua. Allora, una cosa bella è arrivata. Le patatine. Mac chicken. Amo, ma che è? Il buono del West. Ma non piace il Mac Chicken. Vabbè, mangiamo se il Mac Chicken. È buono. Quasi finito il panino. Ho ancora tutte le patatine. Devo dire che Lucio è stato bravo perché non è così male. Finito tutto. Sono stata una brava ragazza. E adesso finisco anche l'acqua. Poi devo dire che questa challenge mi sta piacendo più del previsto. Finito del magna. E adesso Lucio. Dovevamo fare di TikTok. Amici, è arrivato il momento della separazione. Tipo finalmente, titani. Tanto ci rivedremo tra il 25. Oh, l'hai già detto. Ci vediamo perché? Perché ci sarà una cosa bella. Non la voglio vedere più per un po', no. Anche perché la dovrò sopportare per 10 giorni. Spoiler. Hai fatto un mega spoiler. Amo. Ma vai. Tipo felpe. Appena tornata a casa, raga.
Indovina chi? La radio è sempre un po' così. Fa un caldo della miseria, raga. Sono anche piena di cose, scatole varie, valigie varie. Un po' così. Nessuno che mi aiuta, eh. Nessuno che viene fuori ad aiutarmi. Pensate che genitori cattivi. No, dai, per piacere. Cos'è sta puzza? Radio Una non sa ancora che video sto registrando. Prova a indovinare, un 24 ore. Non ti piacerà molto. Che faccia? No, basta. Ti impedisco di... 24 ore mangio. E già qui. No, adesso mi incazzo. Perché tu fai apposta, tu te le fai sempre così. Apposta. Solo da? McDonald's. No, guarda. Lo sapevo io. Tu fai questi video apposta solo per poter mangiare... Beh, una cosa te la devo riconoscere. Che sei intelligente, capito? Hai mirato proprio il punto. E come ti ho fatto così ti distruggo? Ecco, io una frase che... No, dammi un bacino, no, 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 via, via. Sei come Giuda, guarda, sei falsa. Via, via. Ok, ehi, ma che è? Sono cambiata e mi sono anche legata i capelli perché fanno abbastanza schifo. E mi sono anche struccata perché oggi adesso dovremo sistemare tutto sto casino. E poi volevo appunto farmi una doccia perché faccio schifo abbastanza. Ma che carina, mi ha portato sulla pesca. Che però io non posso mangiare perché non è del Mac. Cosa? Guarda, io ti impedisco. Ora mi devi lasciare i miei lavori. Sono un genio del male. Guardate, guardate, ho anche cambiato le lenzuola. Come al solito. Doccia, poi mi preparo. E poi mi sa che andiamo a prendere il gelatino di merenda. Ecco un piccolo panda perché ho delle occhiaie che arrivano fino ai piedi. E tra poco diventerò invece una pecorella smarrita barra barboncino perché mi si gonfieranno i capelli come se non ci fossero domani. Metto questa specie di oliettino sulle punte. Credo, poi non so se si mette prima o... Io un po' Samara così. Oh no! Luce divina! E ok, me li sono asciugate. Adesso sono pecorella smarrita mood. E metto anche un po' di acqua alle rose. Molto caldo. Adesso mi vesto. Ok, mi sono rivestita così, io super fantasiosa. E rimetto anche le stesse scarpine. Carrine, carrine. Troppo caldo, io... Sono troppo stanca però, io non posso vivere così. E chiudiamo le finestre. Sono riuscita a convincere la Nadia per la merenda, eh. Mi porta lei. Per la cena ci sto ancora lavorando. Per la cena, ma guarda, io ci lavorerò. Ti vieto. Andiamo all'attacco. Ma ce la fai? Ma la Nadia fa apposta. Ma la fai apposta. Dai, fammi salire. Dai, mamma, fai la seria. Ah, lascialo andare. Chi è sorridente solo quando fai le tue robe con me? No. Io sono sempre gentile. No, per niente. Ma proprio per nulla. Sì, salve, vorrei un McFlurry allo sneakers, per favore. Oh, ma grazie. Ma con il peanut butter, il cioccolato, non so se ti piace, quindi... Poi un doppio allenamento. Fammi assaggiare. No, dai, allora scusa, Faccio così, faccio, se non me lo fai. Se non me lo fai. Ma niente. Hai assaggiato comunque. No, no. Troppo caldo, sono stravolta. Ma dobbiamo davvero andare a correre. Devo entrare. Mi devo sdraiare. Sto andando a correre, cioè mi sono anche cambiata, ho messo calze che non c'entra niente, pantaloncini e maglietta. Tirina presa, anche se per correre la abbasserò. Questo
giusto per smaltire quello che ho mangiato e che mangerò questa sera. Questa raga è la Nadiona che ho beccato perché è uscita anche lei a correre. Con che coraggio sto facendo? Comunque la mascherina l'ho messa qua. Oddio, già non ce la faccio più. E sto camminando. Comunque in tutto ciò sono riniziato a correre e c'è anche le manolone da dietro perché l'ho beccato. E rido perché a un certo punto stavo andando super lenta, ho sentito un rumore tra i cespugli e me la sono letteralmente fatta nelle mutande. E ho iniziato a correre tipo chiusa in bolci. Però il paesaggio, raga, cioè voglio ammettere, è meraviglioso. Sembra un po' mio papà quando fai video, non chiede mai. Ciao ragazzi, guardate il paesaggio qua. Stiamo camminando con la Lulu, guardate, in estensione. Ragazzi, anche voi attività fisica. E poi cosa che devono fare? Dovete fare, guardate dietro la faccetta della Ludo, un bel like. Dove cavolo è? Ok amici, tornate a casa, una Ludo affaticatissima, mezza morta e tutto quello che volete. Cioè guardate le mie condizioni, la faccia sono tutta rossa, i capelli non hanno più un senso. Papà! Ho convinto l'Emanuelone a portarmi. Indovinate un po'? La Nadia mi ha addirittura chiesto di portarle un cheeseburger. Insomma, tutto quello che ho buttato giù con la corsa lo rimetto in un nanosecondo. Comunque sono talmente stanca, affannata e tutto che non ho voglia neanche di cambiarmi. E andiamo proprio belli puzzolenti. Da notare anche lo stile, calze verdi con le spadiglias, beh, direi top. Io un Mac Chicken menu. C'era un Mac Chicken menu. Medio? Medio. No. Io coca senza ghiaccio, scrivi, Buonasera, devo pagare? Sì. Cosa le devo? 11 euro. Aia, aspetti che arrivo con le... Che troviamo nella borsa magica. Un attimo, cara, che ci arrivi. Eccoli qua, 2 euro. Ma sono pronto a mangiarmi le mie patate regolari. Sta arrivando la roba. No, no, ai, ai, ai. Dai, dai, no, che magari sono le mie. Dai. Vieni a far vedere come ti gusti il tuo paninazzo. Fai tanto la salutista poi. Il mio McChicken. Ascolta. Grazie Lu per avermi fatto scoprire il paninazzo. Ok amici, ultimo pezzettino. Ultimo pezzo mangiato e ho concluso la mia cena. Sono salita su e adesso mi sa che chiamo Lucio. Lucio, Lucio, perché dobbiamo organizzare le cose per il 25. Con questi capelli un po' da pecorella posso ufficialmente dirvi che ho finito le mie 24 ore. Non sono tanto contenta perché comunque cosa che ho mangiato non erano buone. Io mi sono divertita tanto, però sono finite, quindi libertà. E niente amici, spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia, appunto spero di avervi strappato un sorriso. Io vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, commentare qua sotto, attivare la campanella delle notifiche, seguirmi su tutti i miei social. Io vi mando un grosso bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!